è suicidata con la pistola d'ordinanza, sparandosi un colpo alla testa. Armida Miserere. È il 19 aprile 2003. Il corpo di Armida Miserere, 47 anni, originaria di Casa Calenda, è stato trovato la mattina all'interno del carcere, in un appartamento, quello della direttrice, pieno di foto di Umberto Mormile. Mormile era il compagno di Miserere, educatore del carcere di Opera, freddato da due killer 13 anni prima. Per fare questo film mi sono molto documentato sia sul mondo del carcere, che non conoscevo, quindi molti incontri con agenti, direttori di carcere, magistrati, detenuti. Ho incontrato, ho parlato con Giancarlo Caselli, piuttosto che con il PM Nobili, che ha istruito il caso, il processo contro gli assassini dichiarati di Umberto, rei confessi. L'ultima cosa, inquadro questo meraviglioso trucco. Capito, un po' sfatto, sì, mi hanno appena ucciso due volte. Cominci con la morte, diciamo, esattamente, sì. Che va con bene, la fine, con una specie di fine, perché la fine non è mai la fine. Motore! 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 Motore partito! Grazie! 54, sei a prima! Spegniamo i cellulari, per favore! Azione! È più interessante raccontare delle condizioni umane. Infatti poi il film è un film molto incentrato sul personaggio, molto più che sul carcere o molto più che non sulla denuncia. È uno studio di un personaggio, è un film che si concentra sui suoi sentimenti anche minimi, quindi insomma è anche fatto molto di dettagli su di lei, sul suo corpo, su quello che lei sta provando in tutto questo. Partito 92, 6 prima. Certo. Come spesso si dice, no? Perché un personaggio cinematografico sia interessante deve essere anche contraddittorio, e lei di contraddizioni ne aveva molte. C'era un aspetto pubblico sul lavoro e c'era un aspetto privato che sembravano fortemente in contrasto, queste due immagini l'una con l'altra. Da una parte il direttore di carcere molto forte, stimato dagli agenti, e il colonnello che tante volte in modo inusuale per un direttore di carcere si mette anche una mimetica per andare a fare le ispezioni personalmente. Aprite! Se ha delle denunce da fare, conosce la procedura, intanto in cortile. E poi invece la donna che amava Umberto e che voleva avere una vita normale, che voleva una famiglia. Ho letto e visto e parlato con Marco. Ho letto cose che lui aveva letto, ho incontrato persone che aveva già incontrato, ho molto seguito le tracce di Marco nella preparazione del personaggio, perché lui aveva veramente affondato le mani da molto più tempo di me. La cosa credo più importante è dare credibilità a questo grande amore. Oggi sei bellissima. Dai, incominciamo. Sono due persone che si sono trovate, si sono amate,
con appunto una storia, la vita ha spezzato un sogno. Quindi io in questo caso per fortuna vivo il sogno, quello che avverrà tra me e la straordinaria comunque, a prescindere Valeria Golino. Io penso che il carcere debba essere un carcere e che i detenuti debbano saper fare il loro mestiere. Io non sono la direttrice del Jolly Hotel. Io dirigo un luogo di condanna per efferrati delitti. Detto questo, non è un amore di cui ci si libera facilmente, quello per le vite rinchiuse in una prigione. Come ti ha detto stamattina, questa è la mia terra, io sono nato qui, oddio, io ti ammazzo a te. Questa è la mia terra, io sono nato qui. L'idea che mi ero fatto di Armida Miserere, appunto, che fosse una donna con una tridimensionalità, con una grande empatia umana, capace anche appunto di una sua sensualità, di una sua leggerezza. Ecco, Valeria tutte queste cose qui ce l'ha proprio naturalmente, le esprime, ha anche questa dote di essere una macchina della verità, di essere sempre molto autentica. Però queste due cose, questa cosa tra l'essere dura e severa e l'essere così invece fragile e fragilizzata anche dalla vita, dalle tragedie che le succedono, è anche allegra per certi versi, è compagnona, è affabile, cioè è talmente tante cose che appunto speriamo di essere riusciti a darle giustizia. Armida aveva un bel gruppo di amici, soprattutto a Casa Calenda, questo paese del Molise, dove era originaria la famiglia Miserere. Diceva, vabbè, metti le scarpette e andiamo a correre. E quindi andavamo nella zona vecchia, sempre. Tutti i giorni? Quando stavamo assieme, sempre voleva correre. Lo Stato si è dimenticata di queste persone, no? Servitori della patria, e quindi si è trovata sola e di conseguenza quando hanno ammazzato Umberto ha deciso di fare lei un percorso alternativo allo Stato. Da dove veniva lei? Cioè, da dove veniva questa sua indole? Oltre il pallone era fortissima, era brava pure al pallone, però più era perché teneva uno scatto eccezionale nella corsa. E noi giocavamo tutta questa strada che vedi. Quanto l'ho fatta correre la mia Lagolino nel film? Fatta correre. Io conobbi Armida, venne a salutarmi e venne con noi a presentare il film. Era a Sulmona, al carcere di Sulmona che lei dirigeva nel 2002, aveva invitato Crialese, Emanuele Crialese e me a presentare il respiro a un gruppo di detenuti, di ergastolani. Chi mi avrebbe detto allora, è abbastanza emozionante anche solo pensare al fatto che abbiamo fatto delle foto insieme, ci siamo date dei baci sulle guance, è stata molto molto affettuosa. La vita di Armida l'ha portata a girare veramente un po' tutta l'Italia, perché ha fatto quasi tutti i carceri in quasi tutte le regioni. Noi abbiamo scelto la Sicilia, quindi siamo andati a girare dentro Lucciardone, posto tra l'altro stranamente bellissimo, con dentro degli alberi secolari fantastici. Non deve succedere mai più che colpiscano un agente, né un altro membro dell'amministrazione, né qui né altrove. Abbiamo scelto di andare a Pianosa, nell'isola carcere che lei ha governato per un certo periodo.
Lei è la nostra star, lei è la nostra script girl, reparto regia, il principe della fotografia, production, always busy on the phone. Mitico Benetti, trucco costumi, nonché la mitica, l'unica, irripetibile. Io ho fatto quello che penso sia giusto, cioè ho pensato di fare un racconto cinematografico, cioè quindi non seguire pedissequamente la cronaca e i fatti, che così sarebbero rimasti inerti e non ti avrebbero dato, secondo me, la verità, la storia sottostante, quella al di là dei fatti, ma ho cercato di fare una ricostruzione, per cui ho inventato dei personaggi, ho inventato anche degli episodi che in qualche maniera servono da sintesi a delle cose vere, cioè delle cose che sono realmente accadute, ma che se le avessi messe così come sono accadute, il film si sarebbe seduto, la struttura narrativa ne avrebbe sofferto. Invece in questa maniera ho inventato delle cose, ma è il mio modo per essere più fedele a quello che io ho visto nella storia di Armida. Ho fatto alcune alterazioni, ma sempre con l'intento di cercare una verità più profonda.